si dovrebbero fare le cose bene, perché non c'è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro fatto dall'uomo, che non si prefigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia. Un lavoro ben fatto è quello che appaga l'uomo. Io coltivo l'orto e qualche volta, quando vedo le aiole ben tirate, con le tame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che faccio quando ho finito un buon racconto. Allora, dico anche questo, no? Una catasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella. Un lavoro manuale, quando non è ripetitivo, ricordo tempi moderni di Charlot, è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo. Un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre, quando mi incontro qui ragazzi, voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino, per bene, è più intellettuale che non fare il cassiere di banca. Perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. E allora, tutti questi lavori, che noi consideriamo magari lavori così, magari con certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali,